Ehi la ciurma, io sono Mattia Testa e ben ritrovati in questa campagna di Imperator Rome con l'Egitto. Allora, stiamo qua concludendo la guerra con Kush e che stiamo completamente distruggendo. Tra l'altro direi che posso anche già trasferire l'occupazione a Dodecascoinos, così da cedere tutte le province loro che sono già in fase di annessione al grande impero d'Egitto. Dio, degli altri. Oh, ci sono sempre problemi di guerra civile qua, sempre gente infedele. Vabbè, ok, abbiamo sconfitto delle truppe così a caso, senza neanche accorgercene. Questa è tutta roba nostra? No. Allora, Ok, la popolazione sente che le cerimonie religiose sono troppo distanti da loro. Allora, i preti saranno abbandonati, perdiamo uno di stabilità, aumenta l'unrest e però aumenta il power degli omen e la durata degli omen. Se no, religious proceeding through the city with a peace of cities. Ok, un procedimento in c'è una processione in città. Ci dà 25 religious power. E invece i paesani hanno ragione. Ah no, questi i preti devono essere lasciati in pace. Ok, i cittadini hanno ragione. È tempo di aprire le porte dei templi. Ma direi questa qua. Che è per tranquillizzare entrambi, diciamo. Perché mi segna che non è mia questa? Una parte di Dodecascoinos ed è occupata da Kush. Ok, è blu colorato di nero, cioè di rosso, non il contrario, è un po' un casino. Distingo il blu colorato di rosso dal rosso colorato di blu. Dodecascoinos si sta occupando per conto mio la roba. Allora, vediamo un attimo se possiamo fare pace. Allora, questo è. Non posso dare Kushan Napata perché non abbiamo. Ah, perché questo è controllato da noi. Vediamo un attimo ora. Ok, adesso possiamo. E da 114 a noi. Ok, mi sembra sensato. Da 3,15 di aggressive expansion a Kush. Potremmo farlo un tributario dell'Egitto? No, che pro, tanto stiamo già annettendo l'altro. Allora, questi li facciamo tornare in su adesso perché è meglio. Allora, qua la situazione attuale com'è? Allora, le nostre armate sono questa da qua, che controlla i barbari, quella che controlla se ci dovessero essere problemi da qualche altra parte, e questa qua invece che è in giù. Poi la manderei. Dov'è che è il. Ok, supply mode. C'è una zona da queste parti che me li può mantenere. No, io ho bisogno di spostare questo però. Uno attrito perché è deserto. Uno attrito. Perché me lo conta come 15.000? Se sono 20.000. Questo è 27. Allora, no, io vi direi di fare il giro lungo. Ah, fate così. Poi fate così. E poi andate in là. Sì.
Più sensato. Allora, quanto ci metteranno adesso in più per raggiungere? 555, mannaggia, ci mancano ancora 50 anni. Ah, c'è un titolo non associato. Allora, chi è? Le Scarlet Families non ne abbiamo più. Buono. Buono, in realtà ha segnato due navi, due flotte a gente che aveva problemi in famiglia. Allora, per quello io direi che possiamo mettere questa Filettida o questo Alessandride. Sono molto corrotti questi. Direi di mettere questo. C'è un più 7% di morale. Ok, buono, molto buono. Abbiamo delle province sleali, ma pian piano si stanno riprendendo. E abbiamo dei personaggi sleali invece che sono un po'. Attacchi Sepersid. Dei miei ricercatori. Scusami. Ah, no, di Tech, dov'è? Takis? Perché non mi è leale questo? Non è ellenico, ok, ma Scorned Family, ma non è uno Scorned Family, Takis, scusami. Boh, e chi altro abbiamo? Vabbè, lui ormai, quest'altro anche è un bel casino. Questo Filonide, che non possiamo incarcerare nessuno dei due perché sono capi famiglia, quindi sarebbe un gran bel casino. Questo, quello che abbiamo visto prima, questo Lagide invece chi è? Ah, ma anche una famiglia molto importante. Perché non ci vuole bene? Ah, perché è un pretendente al trono. Ma è mio figlio? Eh sì. È contento, ma ha una popolarità molto bassa. Questo è un ricercatore Persid. Allora, perché ce l'hai con noi? Ah, aumenta di 0,1. Questo ce l'ho con noi perché era di una famiglia scornata. Vabbè. Vabbè, ma questi qua stanno ripigliando magari un po' di realtà. No, ha delle corti leali, per quello no. Famiglia oltraggiata. Mi sembra grave come accusa. Sono le sue coorti, tra l'altro. Ah, sono queste 13.000 qua. Brutta storia. Allora. Ma già bassa popolarità. Toglierei comunque un po' di corti. Ma gliel'ho tolte o no? No, non gliel'ho tolte. Giochi olimpici, allora vediamo un attimo. Ma andiamo a Tolomeo, scusa, è molto più in gamba. 24 anni, questo è una 66. Ma non gliel'ho tolti i veterani. Ah no, cioè, sono qui ma non hanno. Non gli sono più leali. Boh. Strano, dove è andato il mio altro.
È morto il capo della famiglia Grebus. Ok. Quei miei uomini la stanno salendo sul pian pianino. Kaiser. Macedonia ci ha dichiarato guerra. Cioè, ha dichiarato guerra ad Andros, che però è il nostro vassallo controllato o qualcosa. Egitto, Andros, Kos e Decascoinos. Siamo in controllo perché è incredibile, la Macedonia si è espansa per bene. Avviamo un attimo. Diplomacy. Come sono messi i Macedoni? Hanno 14 triremi, noi dovremmo averne di più. Aspetta. Ne abbiamo 36, però 10 sono sotto. Hanno 50 coorti, che è un bel numerone, e hanno 36.000 uomini. E un sacco di soldi. È leggermente più manpower, e molti più soldi, però... 75 coorti. Uff. Allora, vediamo un attimo. Sappiamo qualcosa del loro... Però non sappiamo niente. Però di sicuro qualcuno che sta mandando in qua. Allora, abbiamo dei forti qui. Level 1 fortification. Ok. Allora, ma la Macedonia è anche tutta quella roba là? Sì. Ah, la Frigia sta implodendo. Allora, no, questo è un altro stato. Polirremia, quella è la Macedonia. Ma intanto, dov'è che ho posizionato le mie imbarcazioni? Ah, 26.000 sono qua. In cui posso caricare subito questi 15.000 uomini e sganciarli in una zona in cui potrebbe non arrivare. Allora, ha degli accessi. Allora, exporting truce, guaranteeing casus belli, war. Allora, non ha un accesso a Cernaica, mi manca il governatore. Ops, allora mettiamo un governatore. C'è qualche scorned family? Non credo. Sono tutti corrotti, molto corrotti. Mettiamo questo Menelao l'agile, anche se è vecchio. Vai. Teoricamente lei non potrebbe accedere a questa zona qua. Quindi una tattica potrebbe essere di conquistare quest'area qua con le navi, essendo che teoricamente abbiamo un vantaggio dal punto di vista navale, anche se qua questa flotta non ha un comandante così eccellente. Questo Zoside, come ho messo prima per non rompermi le scatole. Io farei una cosa allora. Creiamo una nuova unità. Allora, mettiamo... No. Allora, teniamo solo una là. E qua ci mettiamo uno tosto. Anche se corrotto, metteremo lui. Allora.
sì, i miei 21.000 sono ancora giù di brutto. E ci vorrà parecchio prima che arrivino su. Allora, mandiamoli qua. No, il secondo Stratos non è nostro, non è fedele a noi. Oh, questi li manderei su ad Alessandria. Ci sono per caso dei mercenari qua in zona? Vedo questi. Non altri. Allora, qua. Questi, access action. No, non mi farebbero mai passare. E qua ci sono parecchi forti, eh. Io mi sa che non sono altrettanto fortificato. Allora, vediamo un attimo. Fortification. Allora, ne uno a Xois, uno ad Alexandria, uno a Pilosion. Uno a Babilonia per evitare che scendano in giù. Potrebbe servirne un altro qua per bloccare il discorso. Qua ce n'è uno solo. Beh, dovrebbe fare da quello di Ottilia, dovrebbe starcene uno anche qua. Per sicurezza. Allora, facciamo anche costruire un forte qua, possiamo? Sì. Qua c'è un forte che blocca l'accesso da quella zona là. Però nel dubbio. Ah no, qua non posso fare un forte. E in questa città? No. Ok, metteremo un forte qua in mezzo allora. E per sicurezza ne metto uno anche qua. Così da bloccare anche quest'altra zona qua. Detto questo, allora, mi sa che prenderò un po' di mercenari. Allora, tipo questi 40.000 non sarebbe male, ma non posso spezzarli per mandarli di là. Mi sa che mi conviene assumerli dall'altra parte dell'oceano. Ci sono altri in guerra insieme alla Macedonia contro di me? No. Solo la Macedonia. Noi teoricamente abbiamo più truppe di loro. Loro però hanno hanno fanteria pesante, che noi abbiamo ben poco. Sarà una guerra di sicuro molto difficile. Ecco perché la flotta non è numerosissima, la flotta che ho. Ma potrei andare a spendere per costruire altre navi. Però mi sa che avrò bisogno di più di soldi per il per i mercenari, non lo so, sono indeciso. 25 navi, loro ne hanno 15. Tutto potrebbe succedere. Quanto guadagno al mese? 20. Ma 10 navi in più non fanno male. Allora, sono 10 triremi. Ah no, dove. Cribbio, non ho più l'import del legno, non posso fare altri triremi. Non ci sono dei posti in cui posso importare legno? Trade route. Dov'è il legno? La Frigia ci darebbe anche del legno volentieri. Allora farei che togliere un'altra.
Research point, research point. Freeman output. Citizen happiness. Ok, non mi interessa questa. Ok, però ho bisogno di legno da... Questo mi piace. Vada, dalla Lucania. Adesso che ho il legno, dovrei poter costruire delle triremi. Quante ne sto costruendo? 9, 10. Ci metteranno un bel po' a costruirsi. Allora, no, cosa stiamo facendo? Oh, stiamo andando, le truppe là, le mie navi sono sotto, cioè poco mantenimento, vero? No, fleet, ok. Se aumentassi così, quanto sarebbe? 8,64. Vada. Allora, avrò verosimilmente bisogno di altre truppe, quindi direi che mi conviene fare delle altre truppe già subito da no. Beh, no, teniamoci il manpower, recluterò dei mercenari una volta arrivato in là. Intanto diminuiamo velocità 2. E sono già passati 2 minuti, quindi direi che... cioè 22 minuti. Direi che conviene che ci fermiamo qua per ora e continuiamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.